e con un cambiamento di programma che adesso ripeterò per chi non era presente nella sessione plenaria della mattina, iniziamo la prima delle due tavole rotonde previste per il pomeriggio. La differenza del nostro programma è che in relazione all'interesse che i partecipanti avevano a partecipare a entrambe le tavole rotonde, abbiamo scelto di metterle in sequenza invece di farle svolgere in parallelo. E quindi questo comporterà una gestione molto serrata dei tempi di tutti e due gli eventi, in modo tale da poter poi svolgere la sessione conclusiva con un ritardo che non superi l'ora. Allora, beh, ma siamo partiti già con tre quarti d'ora di ritardo. Le due tavole rotonde di oggi pomeriggio si collocano nel sesto item tipico dell'Internet Governance Forum, cioè quello delle emerging issues, cioè i temi che vengono considerati degni, nuovi, poco trattati e degni di essere portati all'attenzione dell'Internet Governance Forum mondiale, quello che si svolgerà in India. I due temi che saranno trattati dalle tavole rotonde sono quelli che il costituendo, o costituito, poi vedremo nella sessione plenaria qual è il passaggio tra costituendo, IGF Italia, segnala all'attenzione dell'IGF mondiale. I due temi che sono stati scelti sono quello del governo locale di Internet e quello del rapporto tra Internet e politica. La prima tavola rotonda declina e affronta il tema del rapporto tra Internet e governo locale. Nel corso dei lavori di questi due giorni è emerso con evidenza da molti interventi che parallelamente, quasi complementarmente, a un vuoto di iniziativa centrale, vuoto di iniziativa che non è relativo solo agli ultimi mesi, ma che è relativo anche a ciò che è avvenuto negli ultimi anni, si sono sviluppate iniziative interessanti e feconde a livello locale sui temi che sono stati oggetto dei nostri lavori, sui temi del governo delle tecnologie, sia attraverso atti legislativi, sia attraverso politiche attive di intervento sul territorio. L'incontro di oggi, la tavola rotonda, serve a parlare di alcune